Oggetto numero 32, interroga il consigliere Pastorelli, risponde l'assessore Morroni. Prego, consigliere Pastorelli. Sì, grazie. Signor Presidente, qui parliamo del ripristino e rimessa in sicurezza del tracciato denominato Francescana, che è posto a servizio dell'invaso della diga Chiascio nei pressi di Valfabbrica. Premesso che l'ente Umbre Acque Toscane nel dicembre 2017 ha indetto una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto, previa pubblicazione nel sito istituzionale di un avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare e selezione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico, considerato altresì che a seguito di un sopralluogo effettuato nel luglio 2018 per verificare lo stato di avanzamento dei lavori della diga del Chiascio sono state rilevate alcune criticità dovute a fenomeni franosi, ovvero situazioni a rischio di frana rinvenuto lungo l'asse di congiunzione che collega Valfabbrica a Biscina. Ritenuto inoltre che l'asse di congiunzione Valfabbrica-Biscina abbia una rilevanza di caratura internazionale, in quanto il sentiero francescano della pace, che si snoda tra Assisi e Gubbio, costituisce un tracciato che ripercorre verosimilmente la strada che condusse Francesco d'Assisi dalla sua città natale fino a quella ugubina, nel lontano e freddissimo inverno del 1206. Rilevato che l'importante collegamento tra la diga di Valfabbrica e Gubbio, anche in funzione dell'interesse che seguirà l'apertura degli invasi della stessa, risulta attualmente di nuovo non percorribile. Tutto ciò premesso, voglio interrogare l'assessore alle politiche agricole per conoscere indicativamente quali siano rispettivamente le problematiche relative al sentiero in oggetto e le tempistiche previste per il ripristino, messa in sicurezza e riapertura del tracciato denominato Francescana, posto al servizio dell'invaso della diga del Chiascio. Grazie Presidente. Assessore Morroni. Grazie Presidente. Consigliere Pastorelli, il progetto esecutivo diga di Casanuova sul fiume Chiascio, intervento di ripristino e rimessa in sicurezza del tracciato denominato Francescana, posto a servizio dell'invaso, venne redatto in data settembre 2015 in seguito a movimenti gravitativi verificatesi nella stagione invernale 2013-2014 all'interno del territorio comunale di Gubbio. L'intervento di che trattasi è stato finanziato dal MIPAF per un importo dei lavori complessivo di circa 800.000 euro. I lavori sono stati consegnati ad aprile del 2018 ed ultimati a marzo del 2019. Successivamente al collaudo dei lavori principali, in epoca più recente, si sono manifestati lungo il tracciato di collegamento in questione una serie di ulteriori dissesti, come veniva ricordato, al di fuori delle zone già sanate con gli interventi eseguiti. Di conseguenza la strada permane attualmente interrotta per motivi di sicurezza. In ragione di ciò, l'ente Acque Umbre Toscane si è attivato per richiedere al MIPAF l'autorizzazione per la redazione di una perizia lavori relativa al risanamento degli ulteriori dissesti citati e la conseguente rimessa in sicurezza del tracciato. Per la relativa copertura economica è stato proposto il ricorso alle economie risultanti dal quadro di concessione generale. Il Ministero ha comunicato il proprio assenso alla redazione della perizia. Il progetto esecutivo degli interventi, che costituisce parte integrante della perizia lavori, è stato redatto a fine 2019 ed è in corso di approvazione da parte degli enti competenti. Da considerare infine che il tracciato, che è di titolarità demaniale, esula rispetto ad una funzione di servizio strettamente pertinente all'invaso gestito da EAUT, in capo al quale non è rinvenibile all'interno della legge che lo ha istituito alcuna competenza di gestore di tracciati viari di collegamento simili. Quindi in sostanza la viabilità in questione è una viabilità che è stata eseguita per la gestione dei lavori della diga e il cui transito è consentito ai soli residenti alla stessa stregua di una strada
vicinale. Ora, i percorsi che si possono abbracciare lasciano intravedere una strada, naturalmente, che può essere quella di una convenzione tra i comuni interessati e delle AUT, con la quale magari stabilire che l'ente metta a disposizione dei comuni l'infrastruttura, perché, torno a dire, l'infrastruttura è un'infrastruttura di servizio alla diga, e lo stesso ente però deve essere esonerato da responsabilità circa la gestione, proprio perché non rientra nei compiti, diciamo così, definiti dal profilo delle competenze e delle funzioni che sono state attribuite a questo ente. Questo tipo di prospettiva naturalmente presuppone un impegno a riclassificare la strada come viabilità comunale di tipo F, e ovviamente i comuni dovranno eventualmente farsi carico della manutenzione e della conseguente regolazione del traffico. Questa è l'ipotesi che ci sembra, come dire, la più lineare. Naturalmente, come Regione dell'Umbria, il compito che possiamo svolgere e che ci prefiggiamo di svolgere è quello di favorire questo momento di confronto comune con i comuni interessati, le AUT e, perché no, anche un coinvolgimento della provincia, per affrontare questa tematica e vedere quali possono essere i percorsi utili per portare ad una soluzione. Compito che, come Regione, intendiamo assolvere, al quale daremo corso nelle prossime settimane. Grazie. Grazie Vicepresidente Morroni. Consigliere Pastorelli. Sì, grazie Assessore. Mi sembra di aver capito che comunque ha preso in carico la problematica e si farà garante comunque di un'accelerazione dell'interlocuzione tra, diciamo, gli enti individuati da una possibile soluzione. Ove, la prego Assessore, si dovesse in qualche modo trovare una soluzione che necessiti di un tempo un pochino dilatato, magari prendere in carico, se possibile, la riapertura ai soli residenti. Io capisco le difficoltà, perché è una strada di collegamento importante che unirebbe le due direttrici per Gubbio, però dobbiamo anche capire che sono diversi residenti che magari per andare lì a Valfabbrica o viceversa da Valfabbrica all'altra parte sono costretti a fare decine di chilometri in più. Quindi una soluzione che possa in qualche modo salvaguardare i residenti, ove la temporalità dell'intervento necessiti di un tempo maggiore. Grazie. Oggetto numero 33, interroga il consigliere Carissimi, risponde il consigliere Melasecche. Prego, consigliere Carissimi. Grazie Presidente. La realizzazione del completamento della superstrada Terni-Rieti sappiamo essere un'infrastruttura fondamentale per la nostra regione. È piuttosto risalente, perché sin dal luglio del 2013, con un investimento di circa 22 milioni di euro, questi lavori sono stati iniziati e completati per quello che riguarda l'asta principale con l'inaugurazione del 22 dicembre del 2020. In quell'occasione chiaramente si parlava anche dell'apertura dei due svincoli a cui fa riferimento questa interrogazione, quello di Piedilugo e quello di Colli sul Velino. E chiaramente il fatto che coincidesse con la stagione primaverile e quindi prima dell'apertura della stagione turistica determinava un indubbio interesse particolarmente sviluppato per i residenti e per chi conduce attività commerciali e turistiche in quell'ambito. È noto infatti che in quel settore, in quel territorio, esistono chiaramente anche manifestazioni e gare sportive riferitamente principalmente anche al canottaggio, che determinano sicuramente un interesse particolare per il completamento di quest'opera. Le indiscrezioni della stampa hanno previsto che il 30 luglio potesse essere la data di apertura dello svincolo, perché purtroppo nelle settimane precedenti questa apertura non c'è stata. L'oggetto di questa interrogazione quindi vuole comprendere con dettaglio se questa data del 30 luglio sia confermata, ma soprattutto anche di quelle implicazioni che determinano eventuali problemi che la stampa ha sollevato connesse alla bretella che dalla superstrada porta all'imbocco dello svincolo.
e quindi sulla base di questo, chiaramente alla luce dell'importanza del territorio e dell'unione e vicinanza che ha con, sia con la Cascata delle Marmore sia con vari percorsi turistici, per ultimo proprio stamattina sulla stampa si segnala un'importante previsione di incremento del turismo per la nostra regione, appunto interrogo l'assessore per comprendere la definitività di questa data del 30 luglio come apertura di questo asse infrastrutturale per quello che riguarda lo svincolo di Piedilugo e di Colli sul Velino, nonostante Colli chiaramente sia nella regione Lazio, e le eventuali responsabilità e competenze degli altri enti competenti al fine della definitiva apertura del collegamento. Grazie. Assessore Melasecche. Il tema diciamo, di quell'area è estremamente complesso, ma abbiamo fondata diciamo, probabilità, per non dire certezza assoluta, che entro il 31 luglio ci sia l'apertura di entrambi gli svincoli. Questo perché è stato confermato dall'ANAS, ho parlato anche con il titolare dell'impresa. L'unico dettaglio potrebbe essere lo slittamento di un giorno, due, tre, costa proprio di poco conto, in relazione alla posizione della segnaletica. Il lavoro è estremamente complesso, non sono svincoli proprio ordinari, e sono stati lavori di innalzamento dei livelli dei piani di campagna, opere strutturali anche importanti, soprattutto sullo svincolo di Colli sul Velino. Quindi intanto l'apertura. Due, ho preso contatti con la provincia perché lo svincolo di Piediluco si apre su una strada provinciale. Strada provinciale che ad oggi non è adeguata alla bisogna, per cui c'è necessità innanzitutto del consolidamento del ponte conclusivo che va praticamente sul lago, e la cui portata attuale è 35 quintali, quindi gli autobus, mezzi pesanti, non possono uscire, che intendono entrare a Piediluco, non possono uscire allo svincolo di Piediluco, ma per sicurezza sono obbligati ad uscire allo svincolo precedente, procedendo da Rieti, Colli sul Velino, e fare un tratto della vecchia strada statale. Questo fino a quando la provincia, che ha fatto richiesta di fondi al Ministero dell'Interno, non sia in grado di provvedere a fare questi lavori. L'opera è comunque fondamentale, va a conclusione e lo ricordo, si tratta della Rieti, Terni, Orte, Civitavecchia. La conclusione del tratto Monte Romano-Civitavecchia è stato oggetto di incontri anche recenti con il Vice Ministro Morelli, proprio a Monte Romano, incontro a cui ho partecipato, perché per tutta l'Umbria del centro-sud il fatto di poter accedere direttamente al porto di Civitavecchia rappresenta un asset fondamentale dello sviluppo. Stiamo nel frattempo come regione, lo ricordo, completando i lavori di ampliamento del centro d'Aloia in assoluta condivisione con la Federazione Italiana Canottaggio per renderlo fruibile per le gare internazionali, e come regione stiamo seguendo direttamente il progetto di trekking pista ciclabile da Vocabolo Staino alla Cascata delle Marmore, che porterà a flussi notevoli, riducendo il traffico e quindi le automobili alla cascata. Noi vorremmo diciamo, andare ad un unicum, un parco completo che implementare la valenza della cascata con i suoi quasi 400.000 turisti paganti ad oggi, con il lago di Piediluco, e l'iniziativa di un imprenditore e con la Fondazione Cassa del Risparmio, che ha dichiarato che intende finanziare la realizzazione dell'ascensore, vecchio progetto della Giunta Ciaurro, sarebbe un asset ulteriore di assoluto interesse. Quindi l'area è in forte sviluppo, ci sono possibilità serie di conseguire risultati entro breve. La Regione è assolutamente in prima linea nel spingere, nel progettare, nel finanziare, nel coordinare.
Grazie Assessore, accolgo con favore quanto da lui indicato e chiaramente non sarà assolutamente un problema l'uno o due giorni di ritardo, perché chiaramente ciò consentirebbe quantomeno di garantire per il mese di agosto quei flussi, quell'aumento di flussi che questa infrastruttura tende a generare. Oltre a tutte le indicazioni che ha dato in ordine a altri interventi che stanno interessando quel territorio, ritengo che il completamento di questa bretella sia fondamentale e sinceramente da consigliere mi auguro che la provincia, ente diverso chiaramente da quello che stiamo oggi noi qui rappresentando, poi possa realmente completare e prevedere la definizione, perché sennò sarebbe chiaramente un controsenso poter aver concluso lo svincolo e poi di fatto renderlo inefficace per raggiungere il lago. Grazie.